Allora, un po' di riscaldamento, ci guida Lolo nel riscaldamento, vai. Beh, riscaldamento, qualche risveglio muscolare, giusto sì. Perché a quest'ora. Ok, gambe tese, piedi uniti, due molleggi verso terra e risalgo. Uno, due, e risalgo. Due molleggi e risaliamo. Questo è il tuo, Questo è il mio. Questo è il tuo. Però sto migliorando. Stai scastrando, Piano. Se lo faccio spesso ovviamente, sì. Sto scastrando, sì. Bravo. Ok, stop, torno in piedi, qualche rotazione del busto, ruoto, guardo dietro, ruoto. Che muovere così? C'è l'aria fredda? Ok, fresco. Vado a fare qualche circonduzione. Tagliamo bene le gambe, poi sarà un po' tutto, gambe, braccia, addome, no? Sì, oggi è un total body completo, lavoriamo parte alte, cominciamo ovviamente con l'addome, prendo e mollo, poi faremo qualche circuitino, il primo sarà senza pesi, poi dopo cominciamo subito con i pesi, Sarà carico già adesso, no? Punta su, scendo verso quella punta e cambio, tagliamo bene i femorali. Subito musica adesso infatti un po' la basso perché carichiamo troppo alta, mi sa che non ci sentono, se no non ci sentono, poi dopo partono subito forte. Ok, mi abbasso un po' la musica così ci sentite meglio. Quello che metto l'altra volta è parla più forte perché io sono abituato a urlare. Parliamo più forte, bene, scaldiamo allora un po' le spalle, vai. Scaldo bene le spalle. Ok, incrocio le mani, andiamo a scaldare i polsi, abbiamo subito dei lavori di tenuta, quindi diversi tipi di plank, andiamo a scaldarci bene. In quella fine siamo stati lo stesso. Vabbè, abbiamo avuto qualche problema con la messa a punto. Siamo in ritardo di un minuto perché non riusciamo a mettere dritta la videocamera, mi sembra comunque storico. In due non ce la facciamo. Bene, finiamo a terra, dai. Ultimi due movimenti per sbloccare un po' la schiena, poi iniziamo. Primo, punto i piedi. Incastro bene dietro, alzo il bacino, cerco di appiattire la pianta verso terra, ritorno e rilasso le ginocchia a terra. Vai, spingo, incastro, ritorno e appoggio. Spingo, incastro, ritorno e appoggio. Altri due. Ultimo. E via. Ok, bene. Cominciamo con l'addome? Vai, iniziamo. No, lo dico che vanno a lavorare. No, iniziamo con l'addome. Saranno caldissime adesso. Cominciamo con Tabata Abs 20, 10. 20 lavoro, 10 riposo. Il primo è plank, quindi ci mettiamo in plank e facciamo plank. Bene, posizione di plank. 2, 1, via. Siamo fermi in plank. Lolo, dici com'è il plank. Quindi io dico sempre con talloni uniti. Sì. Gluteo contratto, giusto? Uniti, gluteo contratto, scapole che sono aperte. Facciamo una conca con il tronco, quindi non scapole chiuse ma belle aperte e rimango in tensione con l'addome e i glutei. 1, pausa 10. Bene, rilasso. Il prossimo è twist plank, quindi ci muoviamo un pochino da una parte e dall'altra. Ok, muoviamo solo il bacino, mi raccomando. 1, via. Ok, ruoto il bacino a destra e a sinistra, controllatelo bene. Non stiamo andando a ballare col bacino, quindi è un movimento. Io lo chiamo twist plank perché è ballo twist, dovrebbe essere. Se tu mi dici non andiamo a ballare. Ma c'è qualcosa che mi blocca funziona. Così. Lo stoppo subito. Pausa 10. Crunch. Crunch. Crunch classico. Deve essere la colazione. Vi dovevo far scaldare così, pianino. Quindi a terra per bene, via. Su e giù. Mani dietro la nuca. E via, 12 secondi, su questo hai qualche accorgimento da dare? Ma basta solo staccare le spalle e rialzare il crunch. 3, 1, pausa, il prossimo è crunch 90, dove vai? Sto sempre qua. Lì, sì. Gambe a 90. Ancora 5 secondi e voglia. 3, 2, ok andiamo. Via, butto fuori l'aria. Quando chiudo la contrazione, anche la parte di inspirazione ed espirazione è molto importante. Dai che lo teniamo, 5 secondi. 3, 2, stop. Si riparte, si ripete. Cominciamo di nuovo dal plank. Ok, vediamo questo plank. Mi raccomando, scapole aperte,
Via, come vai. Prima. Fermi lì immobili, fermi lì. Non si muove, Io sono fermissimo, ti vedo. Dico sempre, come un bronzo di Riace, fermo immobile. Tante cose dice, ragazzi. Ti senti bronzo di Riace, ti senti? E loro ti rispondono anche. Loro mi rispondono sempre. Pausa 10. Io andrei avanti su queste cosa. Guarda cosa abbiamo? Ah, plank twist. Ci sono, ci ragazzi, sono. Guarda, già pronto. Non ha memoria, via. Plank twist. Dai, ruotiamo. Bombe. Di qua e di là. Addome sembra attivo, muovere solo il bacino, non muovere il tronco. 8 secondi, forza, 3, 2, 1, pausa 10, torniamo a fare i crunch. Mi giro un po' perché sennò ci vedono in verticale e non ho più tane. Via, crunch. Sempre 20 secondi, i piedi qua sono a terra, Il primo è il crunch classico, il secondo è il crunch 90. Inizio già a pizzicare. Ah. Poi c'è ancora la tua parte di addome. Che bello. 2, 1, pausa 10. 90 gradi, giusto? Plank, sì, crunch 90. Bene, vai. 3, 2, via. Sai che il metodo Tabata, che è poi il 20-10, è diventato molto famoso, cioè era già famoso, ma perché l'ha usato la cantante Adele per dimagrire. Ah, beh. E quindi l'hanno sponsorizzato di brutto. Adele non è proprio poco famosa, per cui è detto famosissimo. E anche per la trasformazione che ha fatto. Pausa, perché... c'è il tuo addome adesso. Il mio? Vai. Reverse crunch one leg. Ok, questo è impegnativo. Una gamba su, reverse crunch. E spingo, una gamba flessa, una leggermente più tesa e lavoriamo il reverse crunch. Testa rilassata, date lenti che questo è abbastanza impegnativo. Okay. Un bel po'. Vabbè, facciamo quelli facili allora. Oh. È tipo il lying leg raise con una gamba, Stop. Pausa. Altra gamba? Vabbè, sì, per forza. Sinistra? No, VAP one leg. Sempre questa gamba in VAP. Ok. Ok? Chiudo e ritorno, l'altra rimane a terra, la stendo, l'altra gamba anche, scende e poi chiudo, wow, scendo e chiudo, bene, o gamba tesa oppure gamba flessa, è uguale, tesa è più difficile, flessa è più facile, wow, bene, ora facciamo l'altro lato direi, no? Altro lato, altra gamba tesa, altra flessa, reverse crunch, reverse crunch, vai. Testa rilassata. Tipo tu il VAP lo chiami in maniera più complessa, no? Se tu lo chiamassi crancia libro singolo, sarebbe più facile. Ma dipende dai punti di vista, crancia libro, giochi con le gambe flesse in teoria. VAP gambe flesse. Pausa! Miseria se brucia qua. Questo brucia parecchio. Bene, abbiamo il VAP. Mani indietro, mi chiudo mentre la gamba mi viene incontro. O gamba flessa. O gamba tesa, come preferite, gamba tesa è più facile, gamba flessa, no, gamba tesa è più difficile, gamba flessa è più facile, io lo faccio più facile perché ho già l'addome che... l'addome brucia, è in fiamme. Uno, pausa 10. Ok. Dai adesso? Riprendiamo, riprendiamo. Con la prima gamba. Reverse, 3, 2, vai, su. Reverse, non ti perdere che ti vedo. Mi ero perso. Meno male che sono qua io, dai. Grazie, Lol. Prego. Respirate. Anche perché brucia vero, ragazzi, l'addome. A noi brucia, magari a loro non brucia. Se vuoi brucia anche a loro. Pausa. Uff. VAP. VAP. Gamba destra. Sinistra, dipende da quella che avete fatto prima, ragazzi. Pronti? Vai. Senza fretta, quando mi chiudo, butto fuori l'aria. Facendo il 20-10 avete tempo comunque di respirare, cioè di rifiatare, per cui nei 20 il Tabata dice quello, cioè dare il massimo nei 20 per riprendersi nei 10. In tutti i 10 secondi. Pausa. Giusto. In tutti i 10 secondi. Tutti e 10, goditeli, ce ne sono altri 5. E poi cambiamo gamba e siamo in reverse. Pronti?
vai, spingiamo fuori l'aria quando stacco il bacino qua, quindi l'addome si contrae, svuoto la gabbia toracica buttando fuori l'aria. 5 secondi, mollare, pausa. Ok, urca. Abbiamo messo la prova, sono 8 minuti di addome, ma sono 8 intensi. Vabbè, già che siamo qua, wow, vai. Dai, dai, che dopo... Dopo poi si parte. Dopo si parte. Dopo si parte col lavoro. Bene, proprio, 5. 1. Ok. Bang! Bene, abbiamo finito. Bene, adesso abbiamo sempre un 20-10, giusto? Però abbiamo tre movimenti. Tre movimenti, corpo libero. Andiamo a farli vedere il primo lavoro. I pesi li prendiamo piano piano. Tanto il primo lavoro sarà un sit-up. Il secondo un Cossack squat, che sarebbe una fonda laterale in posizione già di partenza di squat, quindi sarebbe questo, se voglio con il peso al petto, se no anche senza peso. E ultimo un front press con entrambi i pesi o anche uno singolo in extra rotazione finale. Extra ruoto quando sono su, infra ruoto quindi ruoto, okay. Ruoto il peso. Bene, e di questi tre avremo delle varianti lungo. Quindi ci sono i pesi, ho sbagliato io, ci sono i pesi anche già in questo. Solo però nell'ultimo, diciamo, non fondamentale, negli altri due. 20-10, si parte. Con il sit-up. Dovrebbero saperlo il sit-up, sì, no? Sì, sit-up. Piante, pianta, a contatto. Via. Ok, scendiamo. Vai. Fuori l'aria. 20-10. Sì. Come prima 20-10, qua sono 6 minuti, eh. Teniamo sempre lo stesso stimolo di lavoro a livello temporale. Questa volta però abbiamo più muscoli coinvolti. Ok, sui piedi, gambe larghe con il peso, senza peso, prendo il peso, andiamo. Gambe larghe, belle larghe, poi andiamo a sinistra, pronto, vai, scendo, e scendo, scendo bene con il bacino. Piedi paralleli, no? Sì. Forza, 3, 2 e 1, buono. Ora 10, entrambi i pesi, se ne ha solo uno, lo eseguo con uno singolo, ok? Pronti, 3, 2, vai, extra ruoto quando salgo, gomiti stretti, movimento controllato, focus tricipite. Vuol dire che ruoti i pesi in orizzontale, eh? Da verticale li porti in orizzontale extra ruoto. Quando vado a stenderli ovviamente. Pausa. E stop. Bene, prossimo. È il sit-up. Bene, sit-up, però con le gambe divaricate e tese, mani dietro, salgo e stendo sulle braccia. Scendo piano, salgo e scendo piano. Su. Fuori l'aria. Quando salgo, 5 secondi, lento a scendere, su, e buono, va. Ora abbiamo solo un lato di affondo laterale, andiamo col destro, sì. Piedi uniti in partenza, con peso senza peso, e poi andiamo a destra, bene, scendo, ritorno, scendo, posso anche non riappoggiare il piede se sono bravo, ah, tu che non sei bravo, provo a stare in equilibrio, scendo, è che lui non me li dice prima gli esercizi, cioè no, effetto sorpresa, capito? Cioè, è infame. Due, non sei bravo, stop. Ora abbiamo un French press con solo un lato, quindi battezziamo anche qua al destro, ok? Pronti? Focus su un lato, vai, extra ruoto sempre, richiudo piano e salgo extra ruotando il peso come prima, vai in orizzontale quando il braccio è in estensione, controllo la discesa, gomito stretto, posso anche aiutarmi con la mano per tenere stretto il gomito, visto che lavoro solo con un lato, buono, parte. Ora, sit-up rotazione. Bene, andiamo con i piedi questa volta a terra, piante giù, quando salgo ruoto, da un lato, scendo, l'altro, forza,
ruotiamo bene quel tronco. Se siete in due, fate come noi che andate a ritmo, proprio siete più belli da vedere. Belli da vedere, ok. Siamo bellissimi da vedere, no? Me la segno questa, bello da vedere. Okay. Basta. A fondo sinistro, immagino. Immagini bene. Pronto, sinistra, 3, 2, vai. 1, salgo. Due. Non toccate terra quando rimanete in equilibrio, adesso che lo so. Rimaniamo in tensione. Adesso che lo sai vai forte. Adesso che lo so vado forte. Vai forte adesso che lo sai. Dai, tieni, tieni. Teniamoci ragazzi, questo è il primo blocco, eh. Ok, buono. Guarda che sit up abbiamo. Abbiamo ancora due minuti. Che sit up abbiamo? Sit up, gambe staccate. Ah beh, che... Da qua c'è con le mani andare verso i palloni. Bene, fuori l'aria. Ogni volta rilassiamo il tronco. Quando torniamo giù. Tanto l'addome non ci faceva male prima. No, infatti. Dai, fuori l'aria, forza. 3, 2. Ok. 10. Altro lato del nostro French press. Dove vai di bello? Pronti? Vai! Extra ruoto e scendo piano. Se voglio con l'altra mano posso tenere il gomito stretto così che eseguo meglio il movimento. Su e scendo piano. Su e scendo piano. Forza, teniamo botta. Ok. Ora. Basta. Pivot squat, abbiamo l'ultimo. Sit up, gambe staccate, dai, pivot squat. Qual è il pivot squat? Gambe larghe. Gambe larghe. Ok, ruoto e scendo. Ruoto e scendo. Ruoto e scendo. Ruoto e scendo, bene. Perché avevamo, abbiamo fatto prima il sit up rispetto all'altro. Al press press, questo che ci mancava uno. Pausa! Buono! Allora, cominciamo un circuito adesso 40-20. Sarà un po' più lungo adesso ragazzi, quindi andate un pochino più piano. Questo è il riscaldamento, ora cominciamo con un circuitone un pochino più lungo, 15-16 minuti, quindi andate lenti e costante. Coi pesi, cominciamo sit up col peso, oggi di addomini facciamo, ve lo dico. Beh, ieri era festa, ci sta. Va. Sit up col peso. Un peso solo, 40-20. Aspettate un secondo che... Ma il peso si può tenere o al petto, se lo voglio fare più difficile, se lo voglio fare più facile lo tengo dietro e poi lo riporto avanti, ok? Il peso al petto appunto che rende il movimento più difficile perché ho più peso da ovviamente sollevare mentre torno avanti. Via! Bene! Uno. 40 secondi così è lunga, Sì. Se voglio farlo più facile, ragazzi, porto il peso dietro con me e poi lo riporto avanti. Più complesso ancora lo porto su. Certo, ma perché complicarsi la vita, no? Beh, io lo porto su così mi complico la vita. Io ve lo facciamo faccio... la versione facile e la versione difficile. Versione bomber, che sarei io, e la versione bomberino. No, io non me la sento di essere bomber ancora. 8. Tieni fino in fondo, 2 secondi e stop. Paolo lenti, deadlift doppio il primo. Allora, due pesi, quindi deadlift proprio classico. Ok, schiena dritta, punte dritte. Avranno visto il mio focus sicuro. L'hai visto sicuro? Bene. Sai che è stato uno dei più visti? Molto bene il mio focus. Mi raccomando, tecnica pulita nello stacco. 3, 2, vai, scendo piano. Estendo l'anca. Piano a scendere. Saliamo. Quando scendo guardo giù, quando salgo guardo avanti, così che non andiamo a intaccare la cervicale. Schiena sempre dritta, Netto leggermente le gambe quando scendo e ristendo l'anca quando torno su. Senza fretta, 40 secondi sono lunghi, ritmo costante. E mancano 5. Forza. 2, 1, pausa 20. Buono. Hanno studiato un po'. Hanno fatto bene. Bene così. Confido che l'abbiate fatto confidiamo, bene. Confidiamo, confidiamo. Prossimo.
Floor chest press. Ok, la terra, quindi pancia su, con entrambi i pesi o anche uno solo. Spinte. Spinte, yes. Spinte, via. Saliamo insieme, vai. Vai. Scendo. Salve. Spingo, scendo piano senza far toccare i gomiti a terra, ovviamente, ragazzi. Se avete un peso leggero, tenete la tensione eccentrica, quindi di discesa più lenta e salgo più forte. Curiamo bene l'eccentrica lenta e la concentrica più veloce. Scendo piano e su forte. Se volete farlo un po' più complesso, lo fate con glute bridge, quindi mantenete il glute bridge. Quindi bacino staccato. 3 secondi, ci siamo. Forza, fuori l'aria. Pausa. Buono. Next. Il prossimo è affondo, da posizione di affondo a bicipite. Beh, split, quindi posizione di split. Scendo col ginocchio posteriore. Posso fare il car o quando sono giù oppure quando salgo, ok? Io lo faccio in salita. Uno, via. E quando sono giù? Uno, due, salgo. Ok, uno. Così vedete anche la doppia versione. O quando siamo giù, col ginocchio in appoggio, oppure salgo e bicipite. Quando salgo ovviamente è più facile, perché la salita mi dà una mano a chiudere il movimento. Però ovviamente tu lo fai più facile. Io lo faccio più facile. Hai una certa età, si può stare. Ci sta, ci sta. Tengo ancora buono per un po'. Dai, 10 secondi, teniamo, teniamo. Forza. Car, gomiti fissi ai fianchi, non perdete i gomiti. 3. Ultimo. 1. Pausa 20. Adesso abbiamo deadlift mono destro. Deadlift mono. Bene, con un peso, anche due pesi, un piede avanti, un piede dietro, scendo col movimento di deadlift. Ok? Gamba destra, abbiamo detto? C'è gamba destra. Quindi gamba destra avanti, il movimento è lo stacco. La gamba dietro. Io proprio stacco completamente la gamba, lui la tiene giù. Il mio movimento un pochino più facile, perché è un pochino più stabile, ovviamente. Io sto in equilibrio, per cui se lo fate come me, guardate un punto fisso e fatelo solo se siete abbastanza tranquilli nel movimento che fate. Letto leggermente sempre la gamba anteriore e anche quella posteriore, ragazzi. È sempre uno stacco, eh. Non perdete tutto quello che vale per lo stacco. È identico. 10 secondi. Dai. Ancora 5. Tieni. Pizzica. E comincia. Ok. Pausa 20. Adesso abbiamo. Ha trovato, no? Te lo sta. Facciamo uno split. Ah, beh, giusto. Altro lato. Split altro lato, quindi altra gamba. Io sempre quando sono giù, tu quando sali. Ok? Sì. Bene, pronti? 3, 2, vai. Via. 1. Così vedete sempre la doppia versione. Ed è valida in entrambi i casi, ovviamente. Importantissimo, ragazzi, il gomito al fianco, anche qua. Rimando al focus bicipiti, che c'è anche quello, giusto? Sì. Non perdete i gomiti. Focus bicipiti e focus. Ma che se vi chiamate l'altro? Gambe. Focus gambe. Teniamo. Le trovate sull'app, che sono i focus di Lollo. Andate un pochino più a pulire la tecnica di movimento, ok? Tieni ancora 3 secondi. 1. Pausa 20, thruster destro. Mono. Quindi thruster, l'altro sacco lo facciamo, spingo su. Dopo dopo. Bene, ho cambiato una roba. Ok. Vai, pronti per il thruster, quindi squat and press, destro? Destro. Bene. 3 2 vai. Via. Per bene, eh? Su bene. Possiamo un pochino anche aumentare il ritmo. Davvero? Se siamo caldi. Vuoi? Lo aumentiamo? Vabbè. Proviamo? Dai, questi 15-20 minuti. No, sono 17 alla fine. Ve lo dico, saranno abbastanza intensi, eh. Ce n'è ancora, voglia. Ce n'è. Poi abbiamo ancora un altro blocco dopo questo. Dopo c'è il blocco finale di Lollo. Magari poi ci rimangono male. 10. Tieni botta, fuori l'aria quando sali. 3, 2, ok. Pausa 20. Adesso abbiamo lo stacco sinistro, deadlift sinistro.
o almeno, cioè lato, dipende da quello che avete fatto prima. Ovviamente non è quello di prima, è l'altro. Io bene. Prima l'ho fatto gamba destra a terra, per cui se avete fatto come me, ora gamba sinistra a terra. Anche io gamba sinistra. Io il piede dietro che mi si appoggia, quindi un pochino più stabile. Via. Seguo il mio stacco. Schiena dritta. Fletto leggermente entrambe le gambe io. Eseguo il mio stacco. Io invece tengo la gamba destra sempre sollevata e vado su e giù. Provo a non far mai toccare a terra la gamba. Provo. 20 secondi ancora. Forza. Fondamentale guardare un punto fisso e andare pianino, schiena dritta. 10 secondi. Prima volta che sento di andare piano. Su questo se vai veloce. Vai giù. Si può rombolire terra. Hai ragione. 3, 2, pausa. Thruster sinistro. Altro lato. Altro lato. Come prima. Un po' veloce, 10 secondi ancora, falli riposare. Di ritmo. Falli riposare. Va su il cuore un po', va su. Possiamo alzare il ritmo ora che siamo già caldi. Ora sì, dai. Dai, andiamo. Via. Le gambe si iniziano già a sentire. Sì, le gambe si sentono. Ieri mi hanno chiesto, perché ieri sulla per il calendario dell'avvento ho chiesto braccia. Ah, braccia, ok. Braccia e spalle, mi hanno detto domani poca parte alta. Ho detto sì, sì. Sì. Più o meno. Meno male che mi hai detto anche a me. Sì. Ieri l'ho fatto, calendario dell'avvento, braccia e spalle. Interessante. C'era da morire, sì. Ah, bravo. Che era un mix pesi, non pesi. C'era da morire. Giusto così, dai. La possiamo qua ancora a fare spalle. 5. Dopo c'è anche lo snatch. Sì. 2. Proviamo il push press. 1. Buono. Pausa. Sciogli. Ora. Roda plank. O da plank, possiamo fare doppia versione. O da plank o da quadrupedia. Sì. Fare. Da plank. La quadrupedia perde un po'. Sì. Andate in plank e row sinistra destra. Posso anche usarne uno solo, ragazzi, che rimane in mezzo. E via. Andiamo. Io ne uso uno solo, ragazzi, cambia poco. Va solo più lento. Va solo più piano. Piedi divaricati dietro. Non si alza mai il bacino, ragazzi. E ricordi la cosa che il gomito non, cioè non può portare sul braccio della spalla, ma dietro. Sì, è il gomito che guida il movimento, ragazzi, non la mano. Il gomito mi guida verso il fianco. Mi portate indietro. Mi raccomando. Dai. Teniamo. 8. State cominciando a faticare, state cominciando a sudare. Io sì. Un po'. Ok. Pausa 20. Buono, ora. Sumo, squat, no, scusa. Kneeling squat, spinta su. Ah, peso questo. Seduti qua. Sì. Facciamo con un peso, con due. Sì, facciamo con uno, dai, che dopo ne abbiamo ancora da fare. Sì. Gestiamoci. Quindi, ora. Vado su e spingo. Ok. Da seduto, spingo. Via. Peso alle spalle e vado. Hop. Forza. Con due pesi qua avremmo un pelo massacrato le braccia, se ieri le abbiamo comunque lavorate. Ma poi ne abbiamo ancora dopo, ragazzi, meglio fare un movimento pulito, con un carico più basso. Anche perché comunque 40 secondi è lungo. Sono pochi, sì, sì. Tenere il ritmo costante, forza. Io comunque le sento anche con un peso solo le spalle, per cui... Che inizio a sentirle. 8. Ancora 5. Ci siamo. 3. La musica è morta. Pausa 20. Grazie anche lei. Non vola più. Sì. Ora. Smash destro. Oh. Giusto per tenere le spalle calde. Ok. Mi avevate chiesto niente braccia e spalle? Più o meno. L'avevo già scritto il workout, scusate. Scusate, non gli hai detto. Ok, scendo bene col bacino. Aspetto aperto. E spingo. Via, solo col destro. Col destro. Scendo. Perché poi ci sarà solo sinistro. Giusto. Se comunque, ragazzi, spingete bene con il bacino e con la distensione dell'anca, la spalla lavora in maniera molto marginale. Va su da solo il peso, ok? Se lavoro bene. E quindi con cosa lavoro? Se va su da solo il peso? Lavoro con le gambe, il bacino che mi spinge su, ti il braccio. In giro. Mi prendo in giro, niente. Di prima mattina non sono pronto. Però è vero che nel CrossFit fanno tutte queste cose perché serve proprio per cui c'è. Sì, l'esplosività del bacino è la parte forse più importante, sì, di molti movimenti con i pesi. Stop. Buono. Adesso abbiamo
Sumo squat, due pesi sulle spalle. Che bello. Due pesi, sicuramente uno è uguale, visto? Sì. Gambe larghe, punte leggermente aperte. 3, 2, 1. Andiamo. Via. Su e giù. Si è passata la musica? Ma non lo so. Ma qui si sento meglio. Meno sì. Male che... Sentono meglio noi, dai. Sì. Anche perché qua lo spazio è bello aperto, ma qui magari... Si risperde un po'. Poco, sì. Comunque... La musica è marginale, ragazzi, voi tenete il vostro ritmo, ancora 15 secondi. Anche perché a volte la musica può un po' ingannare nel ritmo a cui andare. Certo, la percezione di fatica è un po' alterata. Teniamo. Si fa i muscolari con i pesi, 3, può fregare. 2, ultimo, buono. Snatch sinistro. Vabbè, giustamente, che voglio fare l'altro lato. Fatto il destro, facciamo il sinistro, no? Se no poi si offende. Bene. Mi raccomando, spingere quel bacino, la spalla vi ringrazierà. Bene, abbiamo ancora di spalle oggi, tranquilli. Sì, sì, tranquilli. 3, 2, vai. Via. 1. Per bene su e giù, eh. Scendo bene quel bacino prima. E non col tronco, ragazzi. Estendo su bene il braccio. Ritmo costante, siamo a metà. Tenete il vostro, ragazzi, noi teniamo il nostro ritmo, voi non dovete seguire per forza noi. Battezzatevi il vostro ritmo che 40 secondi. Ma cosa ne sai che magari va più veloce? No, appunto dico non il vostro ritmo, okay. Andatevi forte, tranquilli. Se ce la fate andate anche più veloce. 3, 2, buono, pausa! È atteso che loro va molto più forte. Ah, ok, sicuro. Swing! Un peso! Bene, anche qua movimento. Sì. Che cosa fa? Io sì. Io no. Io sono un vuoto io. No, io mando. Bene, movimento solo di bacino anche qua, ragazzi. Braccia non lavorano. Spingo forte. Bacino che fa salire il peso. Appena il peso arriva sotto all'anca, chiudo forte il bacino per stendere bene. Quindi il tronco. Spingo le chiappe. Chiudo forte le chiappe e il peso sale da solo. Le braccia non lavorano, io quasi non lo tengo il peso, ragazzi. Ora voi non lo mollate perché sennò vi parte in fronte. Rompo una televisione per il Lollo Palomba, dopo vi do il numero di telefono per le luce. Mandate poi dopo acqua al dente, tutto compreso. Stop! Siamo in fondo, In fondo a questo blocco. In fondo a questo blocco. Due per i glutei, glute bridge mono destro col peso. Glute bridge mono sinistro col peso. Bene, partiamo col destro. Destro dove? A terra? Sì. Ok. Peso dove? Sul bacino? Sul bacino. Ok, stacco la gamba sinistra quindi. Sì. Bene, il ginocchio viene verso il petto, giusto? Come vuoi. O dritto. O flesso. O flesso. Qua, se lavoriamo stando sul tallone è più difficile, sulla pianta è più facile. Io vado sul tallone, dai, tu lo fai sulla pianta. No, sto anche sul tallone, perché mi interessa far lavorare i glutei. Bravo, fai un po' di... Gluteo, va? Perché sono entrata alla maratona di Boston. Ah, beh, non male. Si correrà il 18 aprile, quindi comincio oggi ufficialmente la preparazione per Boston. E abbasso un po' la pianta che non faccio la maratona. E quindi ho bisogno di rafforzare i glutei. Quanto manca? Oh, qua il gluteo mi sta mollando. 5 secondi, tranquillo. Ah. Pausa okay. Lenti, cambio lato. Io visto che non faccio la maratona, faccio scalato allora. Stefano scalato. La maratona la fai tu tanto. Ma sai che nel runner, da quando ho cominciato a rafforzare i glutei, vado molto più forte e mi faccio meno male. Vabbè, è un muscolo di spinta, ci sì, vuole. È fondamentale per i runner, anche i maschietti. Vai. Via. Siccome i maschietti odiano fare i glutei, però ve lo dico, il gluteo non è che è un muscolo che devono allenare solo le donne. Assolutamente. Cioè, uomini e donne tutti, come petto e braccia, non è che lo fanno solo gli uomini. Assolutamente sì. Il gluteo è molto importante anche per rinforzare la postura e la deambulazione in generale, non solo se corri. Teniamo, forza, su bene il bacino, se siete stanchi anche senza peso, però teniamo fino in fondo, dai. Al massimo lo appoggiate un secondo di lato il peso, Quanto manca? Uno, pausa. Urca come pizzicava questo.
posto. Posto? Allora, doccia? Ultimo AMRAP. Ah, no, doccia, vabbè. Ultimo AMRAP. Voi siamo in fondo, tranquilli. Ultimo lavoro, ragazzi. AMRAP, stanno già bevendo cosa vuol dire. Gli ha fatto una capa tanto, ha visto ultimamente, quindi... Sì, ultimamente ho fatto Enum, AMRAP, tutte quelle... Tutte sigle. Allora... Lavoriamo sui 6 minuti. 6 okay. minuti, facciamo quindi... gli esercizi. Assolutamente. Tuck up. Ok. Il tuck up, ragazzi, è una chiusura libero. Ok. Lavorando in sospensione. O così, oppure posso anche appoggiarmi ogni volta che chiudo. Ok, va bene in entrambi i modi. Ogni volta stendo e mi richiudo. Poi... Sono 12 di queste. 12, poi reverse lunge. Lunge to squat. Con peso o senza peso, a fondo posteriore, squat, a fondo posteriore, squat. Sono okay. 10, quindi facciamo 5-5. Uno contatti di squat, quando torno sarebbe 1, okay. 1. E poi abbiamo curl and push press. Curl, quindi braccia, dove andiamo a fare il movimento di forza, e le spalle le aiutiamo con il bacino. 1 e 2, quindi 1 e 2. E di questo sono 8. 8, quindi 12, 10, 8. 6 minuti, la morte. Ragazzi, parte. No stop a 6 minuti, sapete? Dobbiamo fare il maggior numero di giri in 6 minuti. AMRAP è 6 a canna. Bene, partiamo con 12, tuck up, distensione. Via. Vai. 1. 1. 2. Puoi arrivare quando chiudo, 3. Oggi 4, faccio contare lui, oggi sono in ferie. 5, faccio anche per lui, vai. 6, altri 6. Ragazzi, non contare. 7. Vabbè, tu scherzi, però vedi fatica si fa. Lo so. Siamo a 8 intanto. Fuori l'aria. 9. 10, ultimi 2. 11. Ultimo. 12. Bene. Ora abbiamo i nostri affondi. Fai per il peso. Io faccio sempre che sono a posto. Pronto? Vai. 1. 1, 2, 2, 3, 4, ecco i pesi si sente un bel po', 5, 6, senza fretta, è lunga ancora, 7, miseria ragazzi, 8, pesi, forza, 9, ultimo, non mollare, 10, bene, qua tu lo puoi anche fare con uno se vuoi, se avete solo un peso, 1 e 2. Ora ne facciamo con 2, pronto? Vai, via. 1, 1, usa il push. Ok. Vai, 2, 2, così tieni un po' di spalle anche per dopo. 3, 3, forza, 4, 4, 5, 5, su, 6, altri 2. 7, ultimo, stendi sempre le braccia, vai, e dip, e press, 8, e uno è andato, ci rimettiamo a posto, ritmo ragazzi, sempre il vostro, mi raccomando, vai, via, 1, se vuoi continuare il secondo giro, qua sta a te, vai, 2, meglio, 3, vai bomber, 4, 5, 6, passati 2 minuti ragazzi, 7, 8, un terzo del tempo, 9, forza, 10, 11, ultimo, e 12, a okay. fondo, tu squat, vai, tengo un peso, io sicuro sto facendo senza pesi, io lo faccio con i pesi, ah sei un bomber, via, a fondo destro, squat, 1, sinistro, torniamo bene su, 2, quando vai dietro e torna su, vai, 3, così che non ci mangiamo, 4, squat, 5, 6, bene, 7, sono 10, Iniziando a sudare, non va bene, 8, anch'io, 9, ultimo, e 10, furca le gambe già, ah no, tieni pure i pesi, tieni i pesi, adesso abbiamo braccio, pronto? Via, vai, 8, 1, 1, stendo, 2, siamo a metà ragazzi, comodi, 3, stendo, 4, altri 4, vai, 5, respira, 6, 7, vai, forza, l'ultimo,
8, si riparte, 2 minuti e mezzo alla fine circa. Respiriamo, riprendo io. Vai. E vado, vai, forza. 1, teniamo, 2, 3, 4, respirate ragazzi, mantenete il respiro costante. 5, 6, altri 6, 7, dai. 8, 9, ci siamo, 10, ultimi 2 e ultimo 12, su, ora il più pesante dei 3, io uso sempre un peso, pronti, gamba destra, vai, 1, 1, questo qua ti manda 2, fuori un casino, su, 2, vabbè sempre le gambe, 3, 4, vai, 5, altri 5, 6, forza, qua ti voglio, 7, fai bomber con due pesi, fino in fondo, ah, fino in fondo, vado, vai, vai, 9, ultimo, 10, bene, respirate, prendiamo i due pesi, curl and press, pronti? Via. Vai, 1, dip, 1, sei troppo forte, 2, su, respira, 3, vai, 4, forza, altri 4, dai che ci siamo, 5, manco un minuto alla fine, andiamo, poi stretching, 6, andiamo, 7, ultimo, forza, curl e su, dip, forza, 50 secondi, ci prendiamo subito ragazzi, parlo io, dai qua, vai tu, vai, prima più, via, 1, mettiamo il ritmo, 2, aumentiamo che siamo in fondo, 3, 40 secondi ragazzi, poi avete finito, 4, 5, bisogna andare a fare colazione, 6, dopo, ora fame, 7, 8, io ho mangiato, vedi come vado, 9, 30 secondi, dai, 10, 11, ultimo, 12, su, 20 rapidi, secondi, dai, 20, via, destro, vai, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 10 secondi, 5, 5, 6, 6, ultimo, 7, 7, 8, 8, bang! Bomber l'abbiamo fatto, prima dello stretching ho la frasina. Frasina. Non vi ho detto quella dell'inizio, quella dell'inizio la faccio leggere a Lollo. Il mio compito, non me la sento, ma vediamo. Il rischio più grande di tutti? Non rischiare. Bene, non ha fiato, è morto. Vado, dopo questa cheat vi saluto. La mia è questa. La felicità è un muscolo volontario, stretching. Peggio la sua, dai, peggio la sua. La mia. Stretching. Non era in programma la frase, lo dico per gli spettatori. Bene ragazzi, importante, strecciamo rapidi che voi vi lascio andare. Dai, partiamo con le gambe che... è il muscolo con cui abbiamo finito. Classico caviglia. Fletto un po' la gamba d'appoggio per rimanere più stabile. Andare a fare colazione adesso, dai. Sì. Io faccio la seconda, che so, mi sciupo. Hai ragione. Cambio. Io a casa mi sono fatto, che è già pronto in frigo. Già pronto. La full proteica, lo yogurt che gli ho pubblicato l'altro giorno. Ah, però. E non lo yogurt, con l'albume. Albume ancora meglio. Buono, sciolgo. Punta su, fletto leggermente entrambe le gambe e vado giù verso la punta. Comodo questo. Sì, non è comodissimo. Però mi sto allungando un po'. Sai che aspetta prima. Ti trovo bene anche perché. Peggio di prima possiamo fare. Peggio di prima non poteva fare, ve lo dico. No, ero veramente. Lo conosco da un po'. Cambio. Ero veramente legatissimo. Legato, presente immobile, ecco lì era immobile. Punta su, scendo, rimango lì, ragazzi. Leggermente flessa la gamba, ok? Entrambe le gambe flesse, sento la tensione sul femorale che deve allungarsi. Risalgo. Bene, andiamo un po' con le braccia, dai che le spalle oggi le fate cuocere ancora. Sì, sì. Prendo un gomito, lo spengo al petto, palmo fuori, rimango con il braccio bello teso e lo tengo forte verso l'interno. Un po' più dietro per l'altra che sennò ancora sei fuori. Ah, ok. Parliamo delle esigenze ragazzi che non sono abituato, lui mi
Che ne sei? Devo guidare un po'. Abbiamo 6 telecamere, mi perdo. Sciolgo. Sto iniziando a gocciolare. Fai sudare la colazione che ho fatto prima. È che non è abituato a fare gli allenamenti a tempo così. Li fa fare agli altri, lui invece fa più. Io ho smesso, ragazzi, non so come dirglielo. Io faccio fare. Lui è il next level. Faccio fare, basta. Io per assorbimento poi faccio qualcosa. Lui per assorbimento è fisicato. Sciolgo, bene, mano dietro, tiro giù il gomito, fletto leggermente il tronco. Rimango lì, respirate. Respiro. Rilassatevi. Cambio lato, sciogliamo. Mano dietro, tiro giù. Respiro. Teniamo, teniamo. Ok, occhio per la schiena, piedi uniti, inspiro, spingo su il più possibile, su forte, su forte, su forte. Come una candelina. Su, su, candeline, su, 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 inspiro, butto fuori l'aria, vado giù alle punte, dove arrivo rimango lì, fermi lì, non vi muovete, state lì, respira, non avere fretta su questo che ti allunga tutta la tensione posteriore e lentissimamente srotoliamo. Qua è davvero finita. Buono, bravi ragazzi. Vi dico le calorie che vi ho segnate, 2,85. Che dire, durante magari le feste di Natale facciamo un altro workout. Beh, per forza, pre o post panettone, Pandoro, quello che... Dobbiamo consumare il Pandoro e il panettone. Sì, ragazzi, un po' meno caldo che poi mi sciupo. Già di là sta facendo la rumba. Sì. Noi vi salutiamo. Buona giornata. Ciao ragazzi. Ciao ciao.